Buongiorno amore, buona colazione. Ti piace il nuovo tavolino per la colazione in camera? Svegliati. Oh, dai. Vane, è tardi, dai, per cortesia. Un occhio aperto, un occhio chiuso. Dai, aprili tutti e due, boh, fai questo sforzo. Dai, Vanessina, per favore, oggi vuoi venire a pranzo da me? A casa? E allora dai, su. Oh, fammi vedere un po' come sei bellina, che bello questo cerchietto, è nuovo? Sì. Senti, sei pronta per andare a scuola? Sì. E ovviamente siamo in ritardo, come sempre. Vediamo Vanessa com'è. Vanessa, andiamo? Sì. E chi esce oggi a pranzo? Io. Vieni a mangiare con la mamma. Va bene, dai, andiamo ragazze che siamo in ritardo. Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Le bimbe sono andate a scuola e tra poco andrò a prendere Vanessa per la pausa pranzo perché oggi stranamente ha deciso di mangiare a casa. Quindi ci vediamo a pranzo con la Vane. Cuccioline e cucciolini, eccomi qua fuori dalla scuola di Vanessa. Aspettiamo che esce e andiamo a pranzo. Ma ben arrivato amore, ma che bello vederti a quest'ora, all'ora di pranzo. Penso che sia la prima volta, vero? Sei contenta di essere uscita? Sì. Hai fame, amore? Lo sai che andiamo dalla nonna Elisa? Sì. E che cosa ci ha preparato la nonna Elisa? Questo ragù. Ma quale pasta? Quella che mi piace a me. Quella che fa lei, i covatelli. Io ho tantissima fame perché sono uscita adesso dalla piscina e corriamo a mangiare. Dato bene questa prima mattinata? Dai, andiamo a mangiare. Hai visto, amore? Dov'è? Attenta alla strada. Guarda, c'è un gattino. È qua. Andiamo a mangiare? Ma lo sai che giorno è domani? E che giorno è domani? Ma che giorno è? È una festa domani. Ah, sì. È la donna. È la festa della donna. È anche la tua festa, Sì, lo sa. Lo sai? Anche la tua, quella di Anastasia. E allora la mamma vi porta a fare un buon aperitivo. Va bene? Mm-hmm. Senti. Per domani abbiamo da studiare qualche paginetta solo di storia, quindi mi raccomando quando esci oggi lo facciamo subito perché dopodomani non possiamo fare niente, anzi domani che dobbiamo uscire subito, appena esci da scuola vai a catechismo e poi dobbiamo uscire, ok? Devi portarti avanti con tutto. Nonna Elisa, buongiorno, ciao. Eccola. Mamma che fame che ho. Ciao, ragazzi. Sei al Ogni buio. Ci vediamo. Sì, ciao, come stai? Bene, grazie. Buon appetito, amore. Buon appetito. Buon appetito. Amore, hai finito di mangiare? E cosa stai giocando? Alla maestra. Alla maestra, ma ti mancano le maestre. Fammi vedere cosa stai facendo, delle buste perché? Perché mi devo raccogliere i soldi della gita. Per andare in gita? E Vanessa le ha portati i soldi per andare in gita? Gliel'hai chiesto? Sì. Ah, meno male. Se no chiamavamo subito la mamma e gli facevamo portare. Senti amore, ti vedo triste. No. No? Sei solo concentrata? Uh-huh. Sicura che è andato tutto bene a scuola? Sì. Mm-hmm. No, sono una forbice vera. Perché è finta? Sì. Vabbè, certo, sei finta non taglia, Chiediamo la forbice vera al nonno. Allora amore, pranzo finito. Ma cosa abbiamo qui? Fa vedere. Che te li ha regalati la nonna? Hai sonno? Vorresti stare a casa, di' la verità. Ma adesso ti passa, dai, sono soltanto 2 ore. Ti è piaciuto venire a pranzo o non lo rifarai mai più in tutta la tua vita? Che cos'hai? Niente. Un moscerino nell'occhio. Belli questi orecchini. Vediamo. Ferma un pochino più indietro che c'è la luce. Lo sai che tua sorella in questo portone si è chiusa dentro e gli era venuto un attacco di panico perché credeva di non poter far più nulla, di non liberarsi mai più, ma quella chiusa fuori ero io? Bellissimi! Ops! Bellissimi, bellissimi. Ma ti piacciono? Sì. Cuccioline e cucciolini, scrivetevi nei commenti se i nuovi orecchini di Vanessa vi piacciono perché li ha regalati adesso la nonna Elisa. E a me sembrano un po' grandini per lei, però a lei invece in realtà piacciono molto. Andiamo a scuola! Ciao amore! Ciao amore, ben ritrovata. Ciao, come stai? Mangiato bene a scuola? Oggi Vanessa ha mangiato con me, lo sai? Adesso stiamo andando a comprarti questo benedetto quaderno che secondo me hai già, ma tu dici di no. E adesso andiamo a vedere che quaderno è, ok? E poi andiamo a far merenda che Vanessa è affamatissima. Non posso vedere perché ha un quaderno di
Ok. Ragazzi, siamo andati a prendere il quaderno e aveva ragione Anastasia. Chiedo scusa alla mia bambina per averle detto che mi stava facendo fare una cosa inutile e invece aveva ragione, perché fai vedere il quaderno. Era così. Praticamente noi a casa abbiamo dei quaderni con questo rigo più piccolo, ma effettivamente è più stretto. Ma lei mi diceva che era sbagliato, mentre io continuavo a insistere fosse giusto. E invece no, ha ragione, perché il rigo più piccolo è leggermente più largo. Quindi finalmente possiamo andare a casa a fare... Merenda, andiamo. Super merenda, fammi vedere. Non ti nascondere. Allora, guardate un po' Vanessa com'è brava quando mangia. Non si sporca mai. Macchiolina di sugo del pranzo di oggi e... Tada! Nutella colato dal panino di adesso. Ma allora, ma io cosa ti ho insegnato fino adesso? La mia signorina... che si sta mangiando la pasta alle 5 del pomeriggio della nonna Elisa, guarda qua. Ho capito, ma lo sapevi? Attenta, non sederti che adesso pulisco. Amore, ti stai mangiando la pasta della nonna? Hai tanta fame, hai mangiato oggi a scuola? Sì. Però mangia l'Anastasia, perché altrimenti si raffredda, eh. Io l'ho già scaldata. Ma come fa la panuntella con questo? Sì. Andiamo. Ani. Dov'è? Ani, ma non eri... C'è un accappatoio fantasma. Con dei piedi. Ma chi sarà mai? Aiuto! Aiuto! Ah, aiuto! In bagno c'è un accappatoio fantasma. Con i piedi. Ti giuro, dietro la porta c'è un accappatoio fantasma con i piedi. Dai, ho paura, vieni! Arrivo. Ti metti a studiare e ti viene mal di pancia? Dai, amore, studia, guarda. Guardate, ragazzi, quante cose ha da studiare Vanessa. 3 righe, dai, studia che io intanto finisco anche di lavorare. Ma io devo lavorare. Vanessa, io non posso ogni giorno studiare con te. Ok? Anastasia, c'era un fantasma su, Anastasia! In bagno, c'era dietro la porta, dentro il accappatoio c'era un fantasma con dei piedi. Che colore? Forse grigio e neri. Ma... ti aveva rubato le calze. Oh mamma, stasera ci dobbiamo chiudere in casa benissimo, eh? Sì. Sai chi ero io? Eri tu? Ma come eri tu? Ma io non me ne ero accorta, mi ero spaventata tantissimo, eh? Non mi fare più questi scherzi, eh? Eri in bagno, ti stavo cercando, sei sparita. Pensavo ti avesse rapito il fantasma. Guarda che chiudo la porta perché Vanessa deve studiare. Ma amore, te lo faccio, ti faccio una fetta di pane? Fammi. Eh? Fammi. Per favore. Per favore, me lo fai? Sì. Ascoltami, come ti stavo dicendo prima, chiudo la porta perché Vanessa deve studiare, così non si distrae, d'accordo? Cosa c'è, Vane? Ma stai sempre male. Toccami male. Ma non penso che tu sia calda. No, per adesso no, però sei sudata. E perché? Non lo so, hai freddo, no? No. Ti fa tanto male la testa? Hai preso freddo oggi? Ma un pochino, quando siamo andati via da casa della nonna, che eravamo senza giubbotto. Vabbè, dai, studia piano piano che poi andiamo a dormire, magari hai anche sonno, sei stanca, ok? Mamma, il telefono è mio, e allora... senza permesso Vanessa l'ha preso. Vanessa ha finito di studiare, quindi aspetta un attimo. Poi il telefono, non le voglio chiedere. Se ricordi, sì, Vane, perché hai il telefono di Vanessa? Hai finito di studiare? Vanessa. Di Anastasia, ho sbagliato. E vabbè, dai, un po' di stanchezza. No, però decido. Oh. Oh. Perché hai il telefono di Anastasia? Eh? No. E glielo devi chiedere il permesso. Dov'è il tuo telefono? Dov'è il tuo telefono? Non è vero, dammelo. Dov'è il tuo telefono? Non lo so. Tu hai finito adesso di studiare? Io lo presti 5 minuti? Sì, però. Ok. Adesso ho detto che non mi dà più il telefono, ma è mio. Dai, bambine, non litigate, dai. Vane, dai. Dai. Cosa c'è? Ma chi ha lanciato il telecomando per terra? Vanessa. Tu?
tu? Hai mal di testa ancora? Hai sonno, Vanessa, probabilmente. Adesso però non ci stare attaccata tutta la sera, che tra un po' ci andiamo a lavare e mettere il pigiamino, ok? Possiamo fare le filastrocche? Sì, dopo sì. Ma cosa urlano? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Perché urlate? Perché? Ma cosa hai fatto? Vanessa, hai fatto cadere il telefono? Ma si è distrutto sicuro? No, non ci credo. Il telefono, questo è un iPhone 13 Pro, io l'avevo appena regalato. Avete visto? Avete visto? Adesso tu sei rimasta senza telefono e adesso tu mi dai il tuo telefono e te lo sequestro. E quando torna papà dalla Sardegna sono cavoli amari. Ma no, no. Stai calma. Allora, a voi due vi giuro che vi separo per tutta la vita. A te ti chiudo in una stanza e a te ti chiudo in un'altra stanza. Ecco, continuiamo, dai, su, continuiamo, meniamoci. Allora, domani lo porto ad aggiustare e non so quanto mi costerà, però voi due il telefono non ve lo do mai più. Perché non esiste che ogni cosa litigate. Ma cosa ridi te? Cosa ridi? Ma adesso ti prendo il tuo e te lo distruggo. Ma guarda che questo costa un sacco di soldi. Guarda, guardalo, l'hai visto? Guardate, chiudiamo sto video, va? Chiudi sto video, dai. Lo chiudo io? Mi chiudo voi, mi chiudo, in una stanza. Ridi, ridi, tu ridi sempre, mi raccomando, tu ridi sempre. Dai, amore, dai. Che Vanessa ti regala il suo adesso. No, adesso tu gli regali il tuo. Adesso, sì, tu adesso si pigli il suo. Va bene, ok, chiudiamo il video per favore perché sono arrabbiatissima. E adesso telefoniamo a papà e ci parli tu. No, tu. Lo devi lasciare, era il suo di telefono, non è il tuo. Ce l'hai un telefono, perché non l'hai utilizzato invece di prendere il suo? Avete sempre questo vizio di prendere i telefoni degli altri. Allora ragazzi, chiudiamo il video. Dai, non ragazzi, piangere. Ragazzi, io finisci qua, iscrivetevi al canale, attivate il campanello e lasciate un bel like a questo video. Ciao. Ed è l'ultimo video in cui vedrete Vanessa.